Namaskar, sono Dada Rangitananda, benvenuti a questa seconda parte del webinar sulla scienza intuitiva dei Veda. Come introduzione, in questo webinar facciamo una presentazione di un'ora e un'ora e qualcosa un e... e dopo ci saranno domande e risposte. Se avete delle domande, per favore potete digitare sulla finestra delle domande. Potete farlo anche durante il webinar, così posso vedere e posso anche rispondere al volo. Le due finestre, comunque la mia webcam non sta funzionando oggi, così riuscirete a vedere solo le diapositive problemi tecnici del computer qua bene era questo come introduzione io comunque tengo sempre guardo qui la, la finestra delle domande se avete qualche domanda o se volete comunicare con me potete usare questa finestra delle domande Ok, penso che è solo questo. Eh? Sì, volevo Vabbè? dire qualcosa, Kamal Sì. Sì, volevo solo ringraziarti da, da, da nome dell'Accademia dell Yogis, ti volevo ringraziare per questi preziosi momenti che ci dedichi. E... So che sei molto occupato con tantissimi lavori negli Stati Uniti e apprezziamo molto Dada che tu ci stai guidando in questi webinar. Ti ringraziamo. Va bene. Mm. Ok, eh, l'unico problema oggi è che la webcam non sta funzionando nel mio computer, così niente. Vedo per la prossima volta cosa, mm. cosa si riesce a fare. Bene, ok, eh, parto. Oggi parliamo della scienza intuitiva dei Veda, la parte 2, solo ripassando un po' quello che abbiamo visto l'ultima volta, praticamente l'ultima volta quello che volevo dire era che i Veda sono, diciamo, c'è tanto materiale e c'è di tutto. Ci sono delle storie, dei riti, delle superstizioni, tutto. E in mezzo a tutto questo c'è una certa essenza spirituale. E io avevo parlato l'ultima volta di questo che loro chiamano di Gayatri Mantra, o sarebbe i Savitri Ricchi, no? sarebbe del Ricchi Veda, che è fatto di vari rik, uno è questo Savitri Rik, e questo praticamente è come una, un condensato di quegli insegnamenti lì nei Veda. Che quale sarebbe? Che uno arriva in un momento nella vita che pensa che la vita solo materiale non è quello che veramente vuole l'essere umano. Noi vogliamo qualcosa di più, qualcosa eh, di più significativa, una cosa spirituale. Come noi vogliamo una cosa spirituale? Siamo in una situazione che non sappiamo come muoverci. Perciò c'è quella eh, Chiedere, no dentro, che portami alla luce, portami a capire, portami il mio intelletto nella strada giusta. E, e quello è l'idea che possiamo dire: gli insegnamenti spirituali dei Veda arrivano. So arrivano a quel punto lì, io adesso sono pronto, ho capito che la spiritualità è la priorità e adesso com come fare per realizzare questo no? a quel punto lì secondo la nostra filosofia secondo quello secondo la nostra filosofia è ehm, diciamo la <coughs> il momento che uno deve iniziare il tantra. Ok. Solo un momento una pausa tecnica, Camaleo uh, ora tu ascolti bene perché c'è una persona che dice che non ascolta. Io da ora sento tutto bene, sai. Ah, ok, così funziona bene. Solo sarà un problema tecnico loro. Ok, va bene. Adesso, adesso che solita devi vedere. Senti, ok, tutto a posto. Tutto a posto? Ok. okay. Così eh, andiamo alle parti basi. La parola veda significa conoscenza. Così, i veda dovrebbe dare o dovrebbe contenere tutta la conoscenza. Come per esempio avevo detto l'ultima volta che ad una certa età nella società vedica le persone lasciavano la vita diciamo materiale, di famiglia e tutto e andavano si ritiravano nelle foreste eh, per meditare per pensare per pensare alla spiritualità e tutto e nei Veda c'è una parte che mette insieme la conoscenza la, le ricerche mentali e spirituali di quegli individui così i Veda più o meno era una raccolta di tutta la conoscenza che c'era in quello periodo bene In quel periodo non c'era scrittura, non avevano ancora imparato a scrivere. Gli ariani hanno imparato a scrivere solo quando loro sono entrati in India. Essi sono oh, India, diciamo in quel periodo non era India, ma nella parte che oggi è l'India. E quando sono entrati in contatto con i popoli indigeni, che erano i dravidi, hanno imparato a scrivere. Comunque, dopo che hanno imparato a scrivere, ancora non hanno scritto i Veda. Perché? Perché avevano questa superstizione che i Veda non dovevano essere scritti, perché proprio lo chiamavano di Shruti, che era qualcosa da ascoltare, così an ancora hanno, avevano quella idea che si doveva memorizzare, che si, non si doveva scrivere. Solo molto più tardi nei, nel Kashmir che loro hanno iniziato a scrivere nella, uh, nella scrittura locale che era il sarada. E Ancora oggi si riesce a trovare dei manoscritti nella lingua eh, o nella scrittura sarada che contengono dei Vedas. Però, in questo, tutto questo processo, fino a che loro hanno deciso di scrivere, molte parti sono andate perse. Abbiamo visto. Che ci sono questi quattro veda i Rik Veda che è il più antico. Dopo gli Ajur Veda, Attarva Veda, Sama Veda oggi stiamo nella seconda presentazione sui veda, sicuramente, in solo in queste due presentazioni non riusciamo a coprire tutto, così, quello che ho fatto, ho preso dei spunti così principali secondo me per dare un'idea o una base di partenza se qualcuno vuole studiare di più i Veda. Il Rig Veda è quello più antico, è quello più antico e è stato composto fuori dell'India, così gli ariani ancora non erano arrivati in India quando è stato compilato, composto, questo Rig Veda. Il Jajur Veda e la Tarva Veda, che sono gli altri due Veda, è stato composto parte in India e parte fuori dell'India. E l'ultimo, che è Sama Veda, non è proprio un Veda separato, però è la compilazione delle parti liriche e musicali dei diversi Veda. Così, Rig Veda composto fuori l'India. Yajur Veda è stato composto in quella zona dell'Iran, Afghanistan, nord-ovest dell'India e alcune parti di ciò che oggi è la Russia. Perché questa storia? Nel Rig Veda rappresenta bene la civiltà ariana in quel periodo, nello spirito e nella lingua. Ariane che non sono ancora entrati nell'India. já nel diorveda, aqueles arianos eram imigrantes verso l'India, passando l'Iran, l'Afghanistan, così porta um po' toda aquela história e eram já ano iniciado a entrar em Índia, così questo di já apresenta um po' Una, una certa influenza delle de popolazioni dell'India. Così, già una civiltà indo-ariana. Il Veda prendeva in considerazione lo sviluppo in integrale della popolazione e né. Nel Yajurveda la dottrina del monoteismo, la idea del uno, è più profonda, più chiara di quella dei dell'Irikveda. Vuol dire che c'è stato già un certo sviluppo nella spiritualità o nella idea spirituale, nella filosofia spirituale degli ariani in quel periodo. Qualcosa su questo giur può essere diviso in due gruppi, uno è chiamato il nero, il Krishna Giaggiur Krishna vuol dire nero, l'altro è bianco shukla giaggiurveda. Cosa vuol dire il nero vuol dire che non è organizzato bene. È una collezione molto variata di vari versi. E già quell'altro, il shukla, il bianco, è, è già meglio organizzato, più chiaro. Nel Jagyurveda c'è la parte più antica, quella più intermedia e quella più recente. La differenza è che la più antica ha preso molte cose del Rig Veda perché è, diciamo, già influenzata dal periodo del Rig Veda. Già Giovede è un po' più moderno del Rig Veda, però la sua parte iniziale è tutta basata nel Rig Veda. Né in quello... Eh, parte intermedia e Giorgio Veda va più profondo più chiaro nella teoria di Brahma no? che sarebbe del monoteismo dell'uno di de, de Brahma è tutto e è uno dei testi più importanti in cui si basa Molto della, della filosofia indù in India. Sapete che in India, quando uno parla dell'induismo, può avere un'idea che è una cosa sola, però l'induismo è una mescla di tante tante correnti perché in India. C'è Sempre stata questa tradizione di vari maestri, e, e quelli maestri insegnano, e, e ogni maestro ha un certo filone un po' diverso dell'altro, e quello segue avanti. no? Eh, l'induismo è una cosa molto diversa. Ci sono molte scuole filosofiche dentro l'induismo continuando. Sul Jyajurveda, volevo presentare uno dei versi, uno dei shloka di Jyajurveda, e questo ho preso di un discorso del mio maestro Shishyanandamurti. Ho messo lì nella figura, potete vedere la parte di sanscrito, Isha. Vasya samidam sarvan yat kincha jagatyam jagat tena tyaktena bunjit hama gridha kasya suidhanam voi che seguite un po' la nostra filosofia qui potete notare la parola jagat Jagat sarebbe il mondo, l'universo, con l'idea che è qualcosa che sta sempre cambiando. Così l'universo esiste, però non è una realtà assoluta, sta sempre cambiando. È necessario per vivere nel mondo di una forma spirituale. Attribuire divinità ad ogni oggetto, quella idea che tutto è Brahma, tutto è coscienza cosmica, tutto è l'essere cosmico e tutto che noi vediamo, entriamo in contatto anche noi stessi, siamo una sua manifestazione. Così questa idea era già presente nel Già così una idea profondamente spirituale che è attuale anche oggi per noi con questa idea che viviamo nel mondo e il mondo sta sempre in cambiamento. Dobbiamo vedere che veramente tutto questo è una espressione dell'essere cosmico. L'essere cosmico è uno tutto questo è una sua espressione e questa è un'idea già presente qui in questo veda molto antico ok a questo punto qua volevo farvi una domanda vedere se tutti siano attenti lì solo per sapere qui Dovete avere lì davanti a voi una, una domanda. Se hai studiato i prima. Vediamo. Ok, la maggioranza ha già cliccato. Chiudo. Ok, chiudo. E condividiamo. La maggioranza dice no, 53%, siamo metà-metà, e l'altra metà sì un po'. Ok, bene. Nessuno ha detto un puro sì, vuol dire che nessuno ha studiato molto. Comunque è... Eh... Nella, noi nella Nandamarga noi seguiamo il filone tantrico non tanto il filone veda nel, nel veda ci sono vari rituali vari mantra vari eh, come si dice preghiere tutto è un, una parte della spiritualità un po più esterna. Il Tantra, quando si arriva al Tantra, è il fare. Cosa dobbiamo fare per veramente essere, o per realizzare? Così nel, nel Tantra entra tutto quello che noi facciamo nella nostra vita di ogni giorno così quelle 24 ore della nostra vita cosa facciamo per raggiungere la realizzazione quello è quella è l'idea dei dei tantra bene ok adesso continuiamo qui la presentazione Ho parlato un po' del de adesso passo al Tarva Veda. Una differenza è stato inizialmente composto in India. Così nel momento in cui è stato composto c'era già il contatto degli ariani con la popolazione indigena dell'India e gli ariani avevano questa impostazione vedica la popolazione dell'India in quel periodo aveva una impostazione tantrica così quando c'è stato quel contatto è quando hanno iniziato a comporre il veda E questo Atavveda è una collezione è strutturato così ci sono 20 libri, 730 in circa 6000 strofi che seriano quelli quelli shloka. Adesso questo ha detto nostro maestro Sri Anandamurti sulla Tharva Veda che ci sono delle persone colte che hanno studiato e tutto e loro dicono che non vi è nulla di importante nella Tawa Veda che è solo una raccolta di mantra o incantesimi di relazionata fantasmi, spiriti Composte da persone in tempi preistorici. Aspetta a voi giudicare la veridicità del loro parere. Quando io ho letto questo, cosa ho pensato? Che in mezzo a tutto quello che c'è nella Veda, ci sono delle conoscenze importanti. E come avevo introdotto all'inizio, nei Veda c'è tanta cosa, però quando noi guardiamo con gli occhi di spiritualisti, stiamo guardando per trovare le verità spirituali che sono contenute in mezzo a tutte quelle altre cose. Così, questo a Tarva Veda, i primi libri sono veramente eh, come superare questo, come avere, se hai questo problema, come risolvere tutte cose che possono essere o per guarigione, se hai questa malattia, cosa fare, tutto questo. Questi i primi sette, dall'otto al 12. Una varietà di cose e da 13 o 18 anche vari riti sulla vita e tutto questo però dentro ci sono anche dei upanishad uno di questi upanishad che è questo qua mundaka upanishad cosa contiene Prima, un'idea di che tutti i rituali, le offerte che possiamo fare, non hanno nessun valore e non fanno nulla per ridurre l'infelicità nella vita. Perché uno di solito pensa, se io faccio questa offerta, se io faccio questo, posso superare i miei problemi, il mio figlio si, sarà guarito e tutte queste cose però nel panishad è più nella, è una base più spirituale ok tutti questi riti non portano alla felicità e neppure riducono la infelicità cosa libera la conoscenza la conoscenza libera quale conoscenza a questo punto descrive la natura di brahma l'atman, sarebbe l'anima, e il percorso per raggiungere, per conoscere quello Brahma, già una, una parte spirituale molto profonda. Anche un'altra parte, che conos conoscere Brahma è veramente quello che l'essere umano sta cercando un stato di libertà, coraggio, liberazione e felicità. Così, con l'affermazione del mio maestro Van Andamurti dicendo, ok, aspetta voi vedere si, cosa c'è nella tarva, veda, e dopo vedendo che la tarva, veda, è stato influenzato dai tantrici. Sicuramente c'è un'essenza spirituale lì da cercare, da, da, da ricercare. Bene, un'altra cosa relazionata alla Tava Veda è che l'Ajur Veda, che è la, la scienza della medicina dei Veda, è molto legata alla tarva veda così è stato anche sviluppata in quel periodo la giurveda cosa cosa implica questo la giurveda molto della giurveda viene della influenza della popolazione indigena dell'india sugli ariani sulla società degli ariani così gli ariani hanno invaso l'India, hanno dominato perché loro avevano la capacità di lotta molto più sviluppata della popolazione indigena dell'India, che era una popolazione più pacifica, contemplativa, in quanto gli ariani erano più esteriorizzati, più sulla lotta, avere il dominio. Anche se loro hanno dominato, ma la cultura tantrica ha penetrato la, diciamo, la, un po' di sì sì no, c'era ecco lì da tua parte così ho dovuto chiudere bene così la Giovede praticamente non è una cosa puramente ariana ma è venuto dal contatto con la, la popolazione indigena dell'India ok come avevo parlato um, della parte spirituale nella Ayurveda, parlo anche qui nella Tarva Veda. Molto della Tarva Veda descrive delle conoscenze che veramente hanno avuto origine in questo saggio Pippalada. E qui uno degli shloka che viene da lui. Aroiva, Rathanabhao, Prane Saruan Pratistam, Riko, Jajumsi, Samani, Jagya, Shatram, Brahma Cha. Significato Nelle ruote ci sono i raggi e, e i raggi tutti vanno in direzione al centro, al mozzo della ruota. Di questo stesso modo, ogni oggetto, ogni essere in questo universo è centrato in Brahma. Sarebbe Brahma-centrico. E, e, e per questo mantiene la sua esistenza. Che è un'esistenza che sembra separata, però tutti sono collegati e girano come intorno a Brahma. Così il nucleo del sistema cosmico è Brahma e quella è la fonte di tutte le entità. La seconda parte, tutti i rik, che sarebbero gli incanti, tutte le invocazioni, le canzoni o i sacrifici, non hanno valore per se stesso. Tutti dipendono di Brahma. Così questa idea, un'idea ancora più profonda, questa idea dà anche una relazione tra Brahma nucleo dell'universo e tutti gli altri esseri e questa conoscenza presente è presente nella tarva veda sicuramente se qualcuno di voi prende la tarva veda un libro della, con la tarva veda vedrà c'è tanta roba lì che non c'entra niente con la spiritualità però in mezzo a tutto quello c'è anche anche la spiritualità come prima parte adesso volevo anche se eh, invitare a commenti o, o domande no? ma la, la essenza di questa parte qua è che ne veda c la conoscenza spirituale molto profonda, però non c'è la pratica. Ok, uno può studiare, leggere tutti i Veda, ci saranno tanti rituali, tutto questo, ma non c'è la pratica. Ci sono anche tanti riti, tante storie, e quando noi leggiamo quello, dobbiamo avere un certo discernimento distinguere ciò che conta di ciò che no. Nel movimento del yoga, nell'Occidente, il yoga è arrivato più la parte esterna, la parte fisica, così le asanas sono diventate molto popolari è tanto popolare che quando uno usa la parola, la parola quando uno usa la parola yoga immediatamente pensa alle asanas. Uno non pensa, per esempio, alla meditazione, pensa subito asanas. Questo è il principale. Con tanti anni che la gente sta praticando le asanas Vedi, molti insegnanti hanno scelto un certo gruppo di asanas o hanno fatto le asanas, uno fa più veloce, l'altro fa in una stanza calda, l'altro fa senza pausa, l'altro fa con pausa e con tutto questo hanno dato vari nomi a questo modo come praticano le asanas però comunque stanno praticando le asanas è come un, per esempio io o un'altra persona forse facciamo le asanas in un ritmo un po' diverso così io dico che questo è il mio sistema di asanas quell'altro dice quello è il mio sistema e andiamo a insegnare e diciamo questa è la yoga x e questa è la yoga z però alla fine Praticamente, la gente sta facendo le asana. Dopo è normale, o è usuale, che gli esseri umani, noi vogliamo approfondire, vogliamo sapere di più. Così, vari di questi insegnanti ah, no, sono andati in India per cercare di approfondire la loro conoscenza. Ok, in India. Hanno entrato in contatto con molta gente che fa anche asanas, però sono, seguono i Veda. Così sono una, ossia, i vedanta o altre filosofie relazionate ai Veda. e altre filosofie relazionate a veda e, e lì hanno visto tutti i rituali che facevano questi che seguivano i veda rituali con fuoco e vari altri rituali e hanno portato questo a, qua in occidente con l'idea che questa è la parte più diciamo spirituale dello yoga. Però veramente se noi studiamo bene lo yoga, l'idea del yoga, possiamo capire che non è vero questo. È importante per voi che state cercando di approfondire la vostra conoscenza del yoga di anche avere questa idea che quando vedete tutti questi riti vedici che fanno anche vari praticanti del yoga e anche vari insegnanti del yoga, di capire che quello non è l'essenza del yoga, ma è che se noi andiamo in India in una ricerca per approfondire nel yoga, quello che si trova di più è la linea vedica. Per trovare la linea tantrica, cosa c'è bisogno? Tutto è guidato dal sentimento più interno dell'individuo. Se noi abbiamo una voglia di realizzazione di spiritualità molto profonda, quello ci porta a trovare il filone tantrico. Se andiamo in una ricerca solo per avere più conoscenza per portare qualcosa dell'India qua per mostrare alla gente tutto è più facile trovare il filone vedico bene eh, guardo qui un po le domande l'unica domanda che ho qua sarebbe il nucleo del sistema cosmico possiamo dire che è purushottama Ok, qui entriamo nella nostra filosofia della Nanda Marga che nella nostra filosofia abbiamo vari nomi per lo stesso Brahma secondo la sua funzione o la, il modo come si manifesta e il nome che diamo al nucleo dell'universo sarebbe Purushottama. Così è giusto questo. Voglio solo fare un, un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto fino adesso e, e continuiamo con la discussione. La parola Veda vuol dire conoscenza. Abbiamo visto i quattro Veda, Eric Veda, Ajurveda, Veda e Samaveda. Non ho parlato ancora niente del Samaveda, Veda, forse una presentazione futura. Ho, de Rick, ho preso un shloka di tutti i Veda. De Ric Veda avevo preso la presentazione numero uno di Savitri Riki o Gayatri Mantra. Oggi ho presentato uno dei Jajur Veda. que é uma ideia espiritual muito profunda é anche uno da Tarva Veda que é uma ideia espiritual é forse ancora mais profunda mais forse aquela da Tarva Veda mais prático porque porque dá aquela ideia que nós estamos girando em torno a aquele núcleo de universo e Tutti gli oggetti stanno girando intorno a quello e tutto è un'espressione di quella stessa entità cosmica. Quello della Tarva Veda. Ho detto che, dell'origine dei Veda, che Yurik Veda viene di fuori dell'India, così è una presentazione più ariana, pura, Já de Urveda, já um pouco da influência da Índia, e a Tharva Veda é uma influência mais grande ainda da Índia, ou da população indígena. Isso porta a que a Tharva Veda uma ideia mais próxima ao Tantra. così la influenza tantrica nella Tarva veda è più presente. Così ho, diciamo, oggi ho presentato questi due versi, uno di ognuno di questi due Veda. E dopo alla fine ho anche chiamato l'attenzione per questa idea di usare sempre il discernimento per sapere che cosa è utile nei Veda e cosa no, cosa possiamo imparare e cosa è solo una raccolta di tutta la conoscenza di quel periodo. Bene. Ok, vediamo qui altre domande. La corrente di Yogananda è riferita alla tradizione vedica. Ok, forse nella, questa è la mia opinione personale, ok? Forse quello che presenta come parole segue la parte vedica, però le pratiche veramente spirituali che fanno, che seria la pratica di meditazione tutto, quella è la parte tantrica. Una cosa che succedeva nel periodo degli ariani in India è che gli ariani hanno dominato la cultura locale, però c'era l'influenza della spiritualità, spiritualità locale, della introspezione, della pratica introspettiva. Così molti dei chiamati, possiamo chiamare preti, Hindu, o preti vedici che durante il giorno stavano lì a fare tutti i rituali, a parlare, ripetere i Veda, recitare tutti i Veda di memoria, tutto. Dopo, eh, finito quello, alla notte andavano a fare delle pratiche tantriche. Però l'esterno, il parlare, era più la, la presentazione vedica così io penso secondo me che la pratica del Kriya Yoga che diffonde Yogananda è più una pratica tantrica in quanto loro si presentano esternamente con dei rituali vedici così c'è le, le due cose così. Molte volte eh, per, però, nei, da quanto ho visitato il, il gruppo di Yogananda negli Stati Uniti, cosa è successo? Negli Stati Uniti, lui, Yogananda, ha adottato molta cosa del cristianesimo, così durante. La domenica una volta sono andato a una delle loro cerimonie sembrava proprio come una messa però c'è anche la parte della meditazione così sembra che mantenendo la sua pratica del kriya yoga la parte esterna in india più vicino ai Veda in, in Stati Uniti, al cristianesimo, così si è adattato un po' lì la parte esterna, ma la, la pratica interiore del Kriyoga sarà una pratica un po' relazionata al Tantra. Anche perché vari dei mantra che noi usiamo per la meditazione nostra della Nandamaga sono mantra che vengono da Shiva. E possiamo trovare anche nella pratica del Kriyoga, anche certi di questi mantra. Però con questo possiamo vedere perciò che è un filone venendo da Shiva, un filone tantrico che influenza la pratica del de Yogananda. Bene. Vedo altre domande qua. Potremmo dire che i Veda sono più diffusi perché l'uomo non è ancora pronto a una pratica, a una spiritualità profonda. Io direi che noi, in questo periodo che viviamo, con lo sviluppo intellettuale, tutto dell'essere umano e tutto lo sviluppo delle ghiandole del corpo e tutto e anche con la situazione sociale più stabili penso che il mondo è pronto per la spirituali spiritualità profonda però la prima fase è passare in quella iniziazione vedica uno deve arrivare a quello lì per passare a quella tantrica Cosa vuol dire? Uno deve arrivare a quel punto che pensa. C'è qualcosa di più? Io voglio la spiritualità, voglio trovare, voglio cercare, voglio conoscere, voglio praticare. Quando inizia quella voglia, per un tempo uno sta raggiung raggiungendo l'essenza di quella iniziazione tantrica, eh, vedica. E em aquele momento é que o Tantra arriva? Uma coisa muito importante no Tantra é o guru tântrico. O guru tântrico é sempre pronto, mas é pronto per quando uno é pronto. Quando uno ha la voglia veramente o guru tântrico si avvicina. Vediamo, por exemplo... Nel nostro sistema Nandamarga, il sistema tantrico, voi sicuramente avete trovato molte persone che hanno imparato la meditazione, hanno preso la iniziazione tantrica. Forse hanno praticato per un certo periodo e dopo non hanno continuato. Perché questo? In quanto nel passato era molto difficile di prendere la tantrica, forse siete familiarizzati con la storia di Milarepa. Milarepa era un yogi del tibet tantrico. Lui, ok, prima ha iniziato con le pratiche del tantra, possiamo dire nero, ossia pratiche per avere controllo sul mondo materiale, per avere dei poteri. Così lui ha iniziato con quello. Dopo ha capito che quello non era quello che voleva, ha iniziato a cercare la parte spirituale. Ha trovato un guru, però il guru non, lo ha, non ha dato l'iniziazione subito, prima. Ha dato tutti i test, difficoltà, problemi difficili. Dopo che lui ha superato tutti quegli ostacoli, ha avuto l'iniziazione. Il sistema che stiamo usando oggi, che è stato introdotto dal nostro guru Ananda la iniziazione uno la riceve subito, però dopo l'iniziazione iniziano le difficoltà. Però a quel punto uno ha già l'istrumento per superare la difficoltà. Qual è l'istrumento? La pratica, la meditazione, il sadhana. Così uno fa il sadhana e con l'aiuto del sadhana va superando tutte le difficoltà. Così arrivare all'iniziazione, tanti arrivano e dopo iniziano le difficoltà, forse molti non portano avanti, ma uno che capisce, che studia anche la filosofia, che approfondisce un po' di più, capisce che le difficoltà perché vengono? Vengono perché stiamo muovendo più velocemente nella via spirituale. Se noi stiamo muovendo con più velocità, c'è più attrito dell'aria, una macchina che si muove più veloce. Il vento viene più eh, fa più attrito. Anche il pavimento fa più attrito. Così ha più difficoltà di muoversi, però se ha un motore potente, Comunque, con tutte quelle difficoltà, porta avanti. Così non bisogna avere paura, perché quando ci muoviamo con velocità ci sarà sempre ostacolo. Se noi manteniamo il motore acceso, qual è il motore acceso? Il motore acceso è il sadhana, la pratica regolare tutti i giorni con sincerità, quello è un motore che gira e che va a por portare che noi superiamo tutte queste difficoltà. Così il tantra se non c'è difficoltà non ci sarà progresso. Mi piace dare questo esempio, se noi andiamo in palestra, vogliamo Fare o nosso músculo delle braccia più forte. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare exercícios com peso. E o peso: se nós fazemos exercício com peso, o músculo lavora de piú e o músculo inizia a sviluppar più velocemente. Se nós fazemos o mesmo movimento sem o peso, c'è poco progresso. L'idea è che il peso non deve essere più grande di quello che noi riusciamo ad alzare, perché se è più grande non riusciamo neppure a fare l'esercizio. Così chi controlla quanto deve essere pesante? Di solito è quello che è più esperto, il trainer non ti dice usa questo peso usa quello là nella vita spirituale è il guru questa è la funzione del guru il guru misura quanta difficoltà dare a qualcuno quanta difficoltà questa difficoltà da dove viene viene dai nostri samskara delle reazioni in potenziale che abbiamo accumulato nella nostra esistenza, la veloci velocità che questi samskara vengono fuori dipende dalla capacità nostra di affrontare. Così non deve essere tutto facile perché non c'è progresso, non deve essere impossibile perché sennò non si riesce. Dobbiamo avere sempre in mente che tutte queste difficoltà che abbiamo davanti possono essere molto grandi, però è possibile superare. E nel superare tutto questo, uno diventerà più libero, meno samskara, più forte spiritualmente con la pratica, muovendo con più velocità nella vita spirituale. Così è tutto. Relazionato bene, vedo qua cosa altre domande. Commenti? Così, io direi che non possiamo dire che gli esseri umani non sono pronti. Oggigiorno, molto più gente sta praticando Tantra che tanti anni fa. Anni fa era così esclusivo Tantra, oggi è eh, Ognuno può trovare la pratica del tantra e poco a poco più gente starà praticando bene ok qua c'è una la seguente domanda per quanto riguarda l'origine dell'etnia cosiddetta ariana ma siamo sicuri che siano realmente esistiti ok oggi Oggi ci sono tanti studi che dimostrano che c'è stata quella migrazione di questi popoli de, della Russia che hanno passato tutta quella zona dell'Iran, Afghanistan, sono entrati in India, si sono mescolati con la popolazione dell'India e fanno oggi la popolazione dell'India. Loro sono venuti dal nord, così si vede in India nel, del nord. Che anche la gente ha la pelle più chiara, più vai al sud hanno la pelle un po' più scura, e vede un po' anche una differenza tra quelli che vivono nel nord dell'India e quelli che vivono nel sud. Così ci sarà ogni volta più dimostrazione di, di questa storia di quei popoli. Dopo la seconda parte qua. E se sono realmente esistiti, quali sono le prove della loro reale esistenza? Ok, un po' come, come dicevo, che ci sono già vari studi, vari storici che stanno studiando tutto questo. No? Faccio questa domanda perché c'è un po' di confusione a riguardo. Sicuramente ancora molta confusione al riguardo c'è anche molta confusione al riguardo eh, l'esistenza di krishna quando è stato del mahabharata e tutto questo però io penso che più riusciamo a ricercare tutto in, si inizierà a capire tutto questo adesso per esempio con la ricerca del dna si riesce a sapere una popolazione in un certo paese da dove è originaria o da dove è passato per arrivare in quel paese vedendo il DNA comune di, di tutti questi popoli nel modo come la scienza si sta sviluppando anche la capacità di, di, di vedere da, dall'alto di, di esaminare il terreno, anche di vedere in profondità si riuscirà a trovare tante di queste rovine storiche e tutto. Si riuscirà poco a poco a costruire un po' la storia della civiltà umana. Sicuramente, forse non al 100%, ma darà molte idee. Così molte de, delle cose che ha detto il nostro maestro lui, anche se lui, quando era in India, faceva delle ricerche archeologiche, e tutto, ma la sua conoscenza è una conoscenza intuitiva, così, è una capacità, una capacità yogi dell'yoga, del e lui ha dato un po' di queste conoscenze nei suoi vari libri, ha fatto piccoli spunti qui e lì che ci possono anche aiutare mettendo tutto insieme a capire un po' la storia de, del, della nostra società, in particolare la storia relazionata alla spiritualità, perché oggi giorni la storia è relazionata ai re di questo periodo che ha fatto invaso questo qua, che ha conquistato quell'altro. Però a vera história dovrebbe essere mais basada em como se desenvolveu sviluppada uma certa civiltà que conoscência aveva, qual era a sua ideia della espiritualità e outra civiltà, qual era a sua ideia espiritual. Così possiamo capire um pouco como se sviluppata a espiritualidade no nosso pianeta. Bene. Oltre ad Ananda Marga, quali sono le scuole eh, prettamente tantriche? In India ci sono vari posti dove uno troverà anche dei maestri tantrici, ma io non ho analizzato tanto tutte le correnti dell'yoga che sono... Nell'Occidente o della spiritualità. Però l'idea le, le che ho è che, per esempio, Yogananda ha una influenza tantrica nelle pratiche. Ramakrishna, Ramakrishna lui stesso era un yogi e lui aveva raggiunto alti stadi di realizzazione. Però secondo quello che ho letto che lui veramente solo dopo essere iniziato da un maestro tantrico che era Totapuri che lui ha riuscito a raggiungere la meta. Così anche lui ha passato per il tantra, ma se noi andiamo in India oggi e vediamo i, i suoi ashram della missione Ramakrishna loro hanno più l'influenza vedica altri tipo Sai Baba è più una influenza vedica forse un poco il gruppo di Shivananda o Shivananda stesso come maestro aveva una influenza tantrica ma io so che nei suoi ashram hanno tanto dell'influenza vedica anche se fanno yoga, asana e tutto questo, fanno i rituali vedici, hanno i preti vedici, così anche quello un po'. Questo forse sarebbe una cosa interessante per voi dell'Accademia di ricercare di tutti i vari gruppi che ci sono oggi quali sono quelli che seguono più la linea tantrica e quelli che seguono la linea vedica. Per esempio la meditazione trascendentale è una meditazione che segue un po' più la linea vedica. Anche loro si presentano più come una linea vedica. G. Sì. Eh, magari metto la videocamera così. Sì, io non lo so perché la mia videocamera non sta funzionando. devo... Vedere qualcosa in relazione al computer e questo programma. Hai pagato la, la bolletta per la videocamera. <ride> Dada, in, un, in un testo che ho letto di Bava, sì. lui dice chiaramente: è una cosa molto riguardo alla domanda chi è la tradizione tantrica, chi non lo è. Lui dice chiaramente che per la mancanza di un di un precettore competente il filone del tantra è andato perso o si è diluito o è stato come dire mescolato con altre pratiche lui dice chiaramente che mm, il tantra oggi mm, così come lo troviamo in andamarga non lo troviamo un po pezzo, troviamo un po' nel buddismo una parte, non so, tipo la Kapalika, o troviamo il buddismo, poi ci sono gli induisti che fanno qualcosa nel Jainismo, c'è qualcosa, gli stessi Veda portano dietro qualcosa, gli stessi Yogananda, Shivananda, Satyananda Sarasvati, De Bihar School of Yoga, che hanno scritto tantissimi libri sul Tantra. Non so se avete visto, eh, Satyananda ha scritto tantissimi libri che riprendono degli insegnamenti, però mh, la, mia, la mia, dalla mia ricerca, la mia impressione è molto chiara. Eh, questi mh, maestri, così questi, questi svami, principalmente chiamati svami, non sono dei guru tantrici, non hanno, um, non hanno in mano la chiave per portare le massa, o la massa come, è, come ha fatto Shiva e Krishna, verso quelle pratiche che poi librano. Il ruolo del guru nel tantra è essenziale, è il guru che ti libera, è il guru che ti sta dietro, il guru è il tuo tutor dall'inizio alla fine. Nei Veda sono i libri. Se andiamo a vedere tutte le tradizioni di Shivananda e così, ci sono tantissimi libri dove c'è, è molto difficile molte volte capire se sono Veda, se sono Tantra o se sono tutti e due. Sì. Poi se tu vai negli ashram, c'è l'idolatria. Esatto, sì. C'è molta idolatria, c'è Ganesh Puggia, questo sì. Puggia, Lakshmi Puggia, Sarasvati Puggia, vanno nel Gange a farsi il bagno sacro. È successo, sono rimasti, vuol dire che fondamentalmente ehm, sono tradizioni che non hanno questa purezza che io trovo invece negli insegnamenti di, di Bava sì. e oltre a questo Bava ha fatto un upgrade, un upgrade incredibile su alcune pratiche. Ha preso le migliori pratiche che erano presenti, perché certe cose, come l'ho detto anche nella filosofia della Nanda Sutra, ci sono degli elementi che erano precedentemente conosciuti nelle Upanisat, eh, nel, nel primo libro di filosofia, quello di Kapildeva. Sul Samkhya, lui ha detto che non era, non era a quei tempi lì prima, non era importante avere la filosofia, era più importante avere la pratica perché è quella che ti porta alla realizzazione nei libri ti puoi perdere. Io ho notato che ehm, avendo poi, ehm, diciamo così, la possibilità di accedere a ehm, tutti i vari a tantissimi insegnamenti più nascosti di quelli che sono, so, tipo Yogananda, le lezioni che da Yogananda, insomma. Io la ho avuto la possibilità di vedere, mm, non c'è un sistema così sofisticato. Perché fondamentalmente tutti questi maestri copiano del maestro precedente, che copia da quello precedente, che copia ancora da quello precedente, e alcune cose rimangono ovviamente interessanti, come il lineaggio che c'è fra guru e discepolo. No? Ramakrishna trasmette il suo potere spirituale a Vivekananda. Sì. Però poi vive a non è riuscito a trasferire nessuno. Il movimento di per sé mh, non c'è un refresh esatto. Sì. Yogananda. Yogananda ha ricevuto il eh, guru Shaktipat, come si dice da, da eh, Yukteswar Yukeshwar. Mm. Però, dopo di lui c'è stato Kriyananda. Che, però, se andiamo giù all'Andasisi, vediamo come dicevi tu, Kriyananda ha utilizzato molto anche il sentimento cristiano e, come dici tu, diventa una messa. Ci sono sette, id, sette guru lì, dove ovviamente poi uno si, si sentimentalmente, si chi per Babaji, chi per Yogananda, chi per Gesù Cristo, eh, chi magari anche per ehm, la Hiri Mahasaya. Non, non c'è una... che poi diventa una forma di politeismo. Tu hai tanti... Nel, nel campo del, del tantra il guru rappresenta la coscienza cosmica questa è una differenza enorme cioè sì. nel tantra delle, nel, del, della Landa marga taraka brahma che poi sentiremo quando faremo metafisica taraka brahma coincide con il guru sì. mentre nei veda si parla del guru, si parla di brahma si parla di taraka brahma ma da quello che sono le qualità dei precettori dei vari svami, dei vari maestri, la qualità non è, secondo il Tantra, all'altezza di un taraka Brahma, mm. mm. per cui penso che è molto difficile che chi non è un taraka Brahma come guru riesca veramente a portare avanti una scuola puramente tantrica. Non io. so se sono stato chiaro. Sì, sì. Per cui, se, se, se io porto avanti adesso la mia tradizione, va um, a portare avanti la tradizione. Ananda Marga, per così dire, ma mi faccio da solo, il tu... io non ho il backing del guru, se non c'è guru che dà, dà la grazia, non funziona. Esatto. Questa è una cosa speciale unica, penso, e da quello che ho notato io, ehm, c'è, come dicevi tu, nel lineaggio di Yogananda, di eh, Kriyananda, eh, nel lineaggio di Ramakrishna, Ilaggio di Shivananda dove io sono stato a Rishi, che ho visto, eh, di un caranate, eccetera. Sono tutti, sono tutti sacerdoti, cioè, c'è cioè proprio come una chiesa, una forma di che va bene essere organizzati, però non c'è veramente quel. anche a livello sociale. Già parlando di livello sociale, non c'è quell'attivismo sociale per combattere le ingiustizie, lo sfruttamento delle donne. Eh, tutto questo è un segno di una scuola tantrica. Mm, sì. le scuole vediche si adattano alla politica ecco dai detta, detta sì. così eh, invece una scuola tantrica è già mm, è già pronta al conflitto se deve esserci il conflitto ideologico non, non, non compromette perché fondamentalmente sta in piedi da sola mm. sì io anche ho visto delle interviste di, di maestri per esempio quello della Ravishankar, sai questo sì, 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 visto Sì, così hanno chiesto a lui cos'è tantra, no. Perché l'idea di tantra che loro hanno nell'occidente, sai che è molto relazionata a massaggio, eh, sesso, che è totalmente un sbaglio. Comunque hanno chiesto a lui cosa lui cos'è il tantra e lui ha detto Tantra è tecnica, che c'è mantra, yantra, tantra, che è un, tecnica, è un, un, un sistema, un processo. Però, eh, dalla sua risposta, si vede che lui non segue il filone tantrico. Okay? Dopo ho visto anche interviste di quello che è chiamato oggi sadguru, Non lo so se hai visto. Si ah, prova? Sì, sì, sì. 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 Lui, Quello col colturbato. Esatto, questo, sì. Lui non è che parla delle cose sbagliate e tutto, ma gli hanno chiesto anche del Tantra e lui ha dato una risposta abbastanza simile a quella di, da, di Ravi Shankar. E, e comunque, dalla sua risposta ho capito che lui anche non segue un filone tantrico, così molti di questi. Che, che... Sì, dice quello che segue Isha Kriya, no? non è so, un nome che, che dà al suo sistema però sicuramente sistema. Sì, sicuramente non è un filone tantrico profondo Così mm. non è facile di trovare come tu dicevi e come Baba ha, ha detto nel libro chi è, è stato perso c'è stato Sicuramente c'è stato questo passaggio di un maestro, un discepolo, maestro, discepolo, però quando non si trovava un discepolo, l'altezza, il passaggio non era tanto buono e dopo come passava avanti, com, quanto si perdeva e quanto si, si cambiava, no? E come mm. sicuramente veda è la cosa più forte in India, tutti i, i templi, c'è un, un tempio a ogni angolo, che fanno dei rituali, vedici, capisci? Così è, è questo che, che domina oggi, no? Mm, sì, e, sì. e come io dicevo prima, queste persone con buona intenzione che vanno in India per approfondire nel yoga e portare della conoscenza dell'India, che dovrebbe essere la, la terra madre del yoga, vogliono portare qua in Occidente quella conoscenza, alla fine cosa stanno portando? tanti dogmi, tanti rituali che sono eh, induisti, come c'è eh, per esempio Krishna Das che è un cantante che canta molto bene, tutta una voce molto bella e fa de... lui molte volte cosa canta? Sitaram, che sarebbe della Ramayana o Ganesh, no che è anche certo, una, sì, sì. una cosa un po', un po' dogmatica bisogna un po' eh, fare una pulizia nel yoga che è venuto qua in, da noi che sia un yoga veramente puro e un, un yoga per la realizzazione con profondità e non arriva a un certo punto e va in direzione a questi rituali questi dogmi queste cose Ci sono altri commenti qua. C'è uno c'è uno che eh, ci porta un, in un'altra direzione qua, sarebbe. Ci sono testi attuali che parlano di clonazione di esseri umani circa 10 mila anni da parte di entità provenienti da altre dimensioni. Si può dire qualcosa? Io non vado molto in questa direzione. Ci sono tante idee di, di essere di altri pianeti che sono venuti, che hanno fatto questo e quel tutto. Io non vado molto in questa direzione, io mi tengo più, non lo so, nel, nel oggi, come siamo oggi, come è la società, come possiamo portare la società a un sviluppo e, e le pratiche che facciamo e anche il nostro impegno sociale di creare una, una nuova società. Ci sono speculazioni di, di diciamo, come gli esseri umani si sono eh, hanno raggiunto questo grado di sviluppo, di come sono state costruite vari monumenti, città e tutte queste cose, ma io non vado molto in quella direzione. Io, e anche penso che è meglio per noi stare un po' sulle cose che veramente eh, possiamo fare oggi nel nostro portare avanti un po' questa nostra società. No? Molte di queste cose che ci sono in giro sono molta, molta speculazione e è difficile trovare una fonte affidabile. Questo è un, po', un commento su questo qua un'ultima cosa qui come spieghereste la differenza tra meditazione trascendentale e meditazione tantrica ok qua parlo un po della di de quello che penso io nella meditazione trascendentale come io non ho mai praticato però ho parlato con gente che ha praticato ho letto un po eh, lo, i mantra che loro usano sono mantra vedici e che non, hanno, non danno anche molta importanza al significato del mantra che questa è una differenza tra la loro meditazione e la nostra e, e, e c'è l'idea sempre del del guru il guru loro non è un guru tantrico, perciò già si vede che non è una meditazione tantrica. Quanto all'efficacia della meditazione, bisogna anche vedere chi pratica la meditazione loro e qual è l'effetto. No? Così, se conosciamo qualcuno che sta già praticando la meditazione loro per vari anni. E possiamo fare un, un confronto tra l'effetto di quella meditazione e l'effetto della meditazione tantrica. Una cosa che io noto è che quelli che fanno la meditazione tantrica di solito sono persone anche un po' più attive socialmente, quelli che veramente praticano sono regolari e molto sinceri nella pratica. Ci porta un po' a prendere un po' di responsabilità anche per le cose sociali e vedo anche un po', non lo so, forse più naturali, naturale un, uno che segue un filone tantrico in quanto uno che segue un filone vedico. Dà molta importanza all'apparenza esterna. No. Questo, però il meglio in questo caso qui sarebbe anche fare una, 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 un periodo di ricerca su questo. No? Perché quello che io sto dicendo è un po' del piccolo contatto che ho avuto con, con loro. No? Ah, sì. Um, sì, secondo me ho frequentato anche persone, parecchie persone che giravano attorno alla meditazione trascentale di, di, di Maharishi Mahesh che poi è stata la prima conferenza che sono andato, uh -huh. quando a Bolzano ero ritornato dal militare e ho cominciato a, a, alla ricerca della meditazione, e il, il loro guru, il Maharishi Mahesh, aveva il, avevo il poster, avevo il poster nel, nella mia stanza enorme. Uh -huh. e, però, eh, devo dire una cosa, io non ho imparato la loro meditazione perché costava 350.000 lire, ecco, mm. il mantra. Questa è una, una delle cose, eh, la, una delle differenze enormi. A mm -hmm. parte, come dice tu, non c'è il significato del mantra. Mm. Non c'è neanche il ritmo del respiro. Mm -hmm. Non puoi farla più di 20 minuti. Proprio... Mh, domenica ho, ho, ho dato l'iniziazione a una sorella che aveva fatto questa, questa pratica mm -hmm. per molto per tempo, poi l'ha lasciata perdere uh -huh. e, per cui loro ti dicono anche cosa, come la fanno così per, e così no, non c'è pratyahara vero? Mm -hmm. non c'è bindu, non c'è un punto di concentrazione non c'è un ista chakra mm -hmm. per cui come dici tu, è, è più basato su su una tradizione verica, sicuramente ogni cosa che noi ripetiamo mentalmente eh, ferma la mente da quello che è il flusso esterno, proprio bisogna vedere il significato e dove porta questo suono dove esatto. porta eh, e, e questo io ho notato a parte proprio l'aspetto economico che eh, poi loro facevano dei corsi di, 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 del volo iologico, le cosette SIDI, mm. e passavi dai... dai, dai dai 300-400 mila lire passavi al milione e mezzo mm. per imparare queste tecniche sì, sì. per cui io per un periodo ho seguito anche la Riveda di Maharishi un po' e loro avevano anche due canali televisivi Maharishi Open University proprio negli Stati Uniti mm. sì, e, sì. e loro Maharishi ma cioè se voi guardate, adesso non so se i canali sono ancora aperti perché poi il guru è morto era il guru dei Beatles poi Maharishi è eh, giusto, sì sì. Eh, no, ha fatto eh, un lavoro di diffondere un po' la meditazione, no? Sì, quello sì. Eh, però ovviamente è una cosa che cotta un po' con l'idea che la spiritualità è, un, è a disposizione di tutti, anche di quelli che non hanno soldi. Eh, non, non viene chiesto nessun impegno etico eh, per, per imparare la meditazione devi portare dei fiori, loro chiamano sì dei fiori, f... devi essere vestito di bianco, della frutta, mm -hmm. proprio con dei rituali un po', un po molto ancora simili. Tre anni, sì. non molto... Sì. però ovviamente loro hanno questa. loro però la cosa interessante è non possono meditare più di due volte al giorno 20 minuti. No, questo non sapevo. 18 minuti e poi 3 minuti per ritornare. Loro entrano in uno stato, adesso non ti posso dire che è stato, perché ovviamente, però a, a quello che a me sembra, entrano in uno stato tipo di dormiveglia, in, in uno stato di dormiveglia, mm. per cui se vanno troppo poi non, non ha quei benefici. Se vai poco, come tutte le sieste, diciamo così, ehm, riesce a entrare in uno stato dove la mente non è nello stato del subconscio, Né nello stato del super consulso. è una via di mezzo, mm -hmm. e lì dal punto di vista cerebrale, eccetera, c'è una, una rigenerazione, cioè il sistema nervoso si riposa quello sì, sì. sì. questa è l'esperienza che ho raccolto io. Però, ovviamente, poi avevano questa, questa idea che loro ehm, con la meditazione trascendentale, ve lo dico perché c'erano anche a Milano poco tempo fa per portare la meditazione nelle scuole. E io ho postato sul loro sito, hanno fatto un bellissimo video sulla meditazione che gira adesso parecchio. E, però l'idea loro è di entrare nelle ASL e fare in modo che questa la meditazione diventa come una terapia. Mm. Però io poi ho, ho pensato, ma perché vogliono entrare? Ovviamente la fanno gratis, poi no. Loro la lo faranno... Loro vogliono arrivare a un punto che lo Stato paghi loro, uh. i 900, costa 1200 euro. Uh -huh. Loro vogliono arrivare a un punto, secondo me, lo, lo dicono chiaramente sul sito tedesco, vogliono entrare nelle ASL per dare questo beneficio della meditazione come terapia alle persone e ovviamente poi è lo Stato che paga loro per ognuno delle persone che parla la meditazione, mm. che vuol dire con le tasse di tutti loro insegnano la meditazione, allora eh, non mi sembra molto etico, ecco questo, questo posso dire, mi ha un po', è un po' dire, disturbato il fatto che uno voglia entrare, non so come le, le ditte farmaceutiche che vogliono mettersi d'accordo col, col ministro della sanità per poi avere l'esclusiva di insegnare una tecnica che in questo caso è a pagamento, mm, sì. chiaramente a pagamento. Sì. Ci sono dei sconti per i pensionati, ci sono sconti per gli studenti, uno studente invece che 1200 euro al mantra personale lo paga, mi sembra, 800 euro. Se sei un papà con due figli, paghi 1800 euro. Ecco così. Queste mm. sono le cose che, sì. che girano, ecco. Sì. Bene, ok. Eh, non vedo nessun'altra domanda. Eh, no, no? Cosa? Ah, qui ah, c'è qualcuno che ha difficoltà con l'audio, non lo so se hai visto. Sì. Comunque, io sento bene. Mm. Dada, mm. Eh, io direi che, mm, che abbiamo fatto veramente un, un bel viaggio nei Veda. Ovviamente, non, non si, ci vorrebbe tutta la vita per correre dietro ai Veda, però noi abbiamo già un'ottima pratica che dobbiamo capire anche questo. Però, è molto importante anche confrontarsi, ovviamente non sarà la fine di questo confronto fra i VEDA e i Tantra, ovviamente ehm, ci, voglio, ci sono già dei gruppi di studio all'interno, gruppi di ricerca, per organizzare un po' meglio il materiale, che ce n'è tantissimo su internet anche da, da organizzare, e fare una dispensa un po, più, un po' più alla mano per chi vuole approfondire le cose, anche da quello, con quello che Baba dice e, e quello che invece dice, dicono gli altri, proprio i i Maestri che portano avanti i Veda. Sì, anche che volevo chiedere. Ah, dimmi. Sì. Sì. Per il prossimo incontro, Dada, sai perché siamo sì. qua e diverse persone sono online. Il, il prossimo incontro, siccome oggi è il 23 di febbraio, il mm -hmm. prossimo webinar tu, Dada, hai, hai delle date. A marzo ce ne sarebbe uno, adesso a febbraio. Ne abbiamo fatti due per recuperare quello di gennaio. Di gennaio. A marzo, quale, Abbiamo ah. deciso che il martedì. Sì, sì alla, quella... fine, alla fine di marzo io dal mm. 22 penso sono in viaggio fino al uh, 7 aprile. Va bene se lo facciamo il 15, Dada? Che va bene. Adesso così vediamo: 15, oh no, qui con me il, il calendario. Sì. Cosa sarebbe? Che giorno sarebbe? Oh, 15, aspetta. Martedì 15 di marzo. Perché se tu sì, dici che il 29... Fare lo stesso orario, sì, 15. Sì. Perfetto. Ok. Io direi... Dipende... Che sì, abbiamo tre Avete già deciso il titolo? O... Te, lo, te lo do io da poi, c'è già qualcosa. Dipendeva un po' da come andava questo, questa lezione qui, sai? Sì. Va bene. Volevo sì, capire un po'... La, quello i Veda, no? studiare tutti i Veda, memorizzare tutto questo, non lo so eh, quanto è importante, però un, un po' se qualcuno è particolarmente interessato a approfondire un po', a leggere, a prendere dei libri, a guardare un po'. Forse potete scegliere un qualche. Avete già, penso, no? un gruppo di ricerca, no? Sì, per il momento c'è Ananda Mai, c'è e ci sono io. Ok. Che, che poi faremo una dispensa anche data da poi i, i PowerPoint che tu ci mandi, poi noi lo facciamo un PDF lo, lo diamo come, come spunto. Va bene. E, e anche la registrazione che facciamo. No? Del... Perfetto. Sì. Ok. Allora va bene a tutti quanti, mh, poi ci penseranno andamai a mandare la mail, però io direi che facciamo dalle 8 le. Alle... A circa le 10. Webinar il 15 di marzo. Bene, perfetto. Grazie ancora, Dada. Grazie, eh, Namaskar. Buona, buonanotte a tutti. Mm.